Continuiamo a parlare di sicurezza e torniamo al vertice che si è svolto ieri mattina in Prefettura Milano alla presenza del Ministro dell'Interno Alfano e del Presidente della Regione Maroni. A margine dell'incontro abbiamo sentito gli assessori alla sicurezza della Regione Lombardia e della Provincia di Milano, Bordonali e Bolognini. Assessore Bordonali, sin dall'inizio il Presidente Maroni aveva accolto molto bene l'invio di 140 uomini decisi dal Ministro Alfano e ha detto però che serviva una sinergia con la Regione. A quanto pare i punti messi sul tavolo dalla Regione oggi sono stati accolti in gran parte. La presenza di 140 uomini in più della Polizia di Stato è essenziale e fondamentale soprattutto in questo momento molto critico per Milano e quindi c'è la necessità di arrivare a una stipula e alla conclusione di un protocollo essenziale che tenga in considerazione alcune situazioni che abbiamo da tempo evidenziato e il mio assessorato le evidenziate da subito al Presidente Maroni perché abbiamo subito compreso perché la sicurezza in alcune aree urbane funziona meglio rispetto ad altre aree urbane. Quindi questi modelli positivi è necessario istituzionalizzarli in tutta la Lombardia e quindi questo attraverso la creazione di un patto e di un protocollo che prevede tre punti essenziali, come ha sottolineato il Presidente Maroni, anche se i punti saranno molto di più quando si andrà alla formazione del protocollo. Quelli essenziali riguardano la creazione di un sistema informativo comune. Polizia locale in Regione Lombardia ha un sistema informativo che permette di conoscere ampiamente la situazione su tutto il territorio lombardo di tutti i comandi di polizia locali, la situazione che riguarda i reati di cui si occupa ovviamente la polizia locale, quindi reati amministrativi essenzialmente. Però c'è un quadro chiaro. Riuscire a fare in modo che questo quadro venga ampliato con i dati a disposizione dalla Polizia di Stato, quindi con uno scambio di questi dati, diventa fondamentale. Ma un rapporto più proficuo si può avere anche con uno scambio di informazioni per quanto riguarda l'interconnessione delle sale operative. Nel momento in cui c'è questa interconnessione tra sale operative che hanno raggiunto dei livelli ottimali per quanto riguarda il controllo del territorio, pensiamo a tutte le camere che sono presenti sui territori, camere gestite dalla polizia locale, telecamere gestite dalla Polizia di Stato, dove solo in alcuni casi c'è interconnessione, scambio di dati, scambio di conoscenza, solo là dove si è proceduto alla stipula di questi protocolli, appunto, ma solo su base della volontà del territorio. Per quanto riguarda la presenza di militari, ovviamente il Ministro Alfano dovrà coinvolgere il Ministro alla Difesa, perché ovviamente non rientra nelle sue competenze, però tutte le istituzioni, fortunatamente, questo mi permetta di sottolinearlo, visto che anch'io da assessore alla sicurezza avevo fatto pressione affinché si ripensasse a questa ipotesi, fortunatamente c'è la possibilità che ritornino i militari per il presidio di aree fisse. Stefano Bolognini, assessore alla sicurezza della provincia di Milano, anche lei rappresenta questo incontro, il comitato della di pubblica sicurezza alla presenza del governatore Maroni e del ministro Alfano. Dei 140 uomini che arriveranno come rinforzo, più o meno quanti saranno dislocati all'interno della provincia? Saranno la maggior parte della città di Milano, oggi la questura, la prefettura, il comandante carabinieri, sentito il sindaco, decideranno dove è meglio allocarli, ma l'importante è che Milano abbia queste risorse in più per presidiare un territorio dove le forze dell'ordine lavorano molto bene, ma dove evidentemente c'è ancora necessità di presidio e di interventi nella sicurezza. È soddisfatto però in ogni caso della risposta immediata che c'è stata? Assolutamente sì, devo dire che su questo il governatore Maroni ha chiesto anche di più, un'attenzione per Milano ma per tutta la Lombardia. Sia per la povertà sia per il fenomeno dell'immigrazione, oggi le nostre città purtroppo sono ancora falcidiate da reati predatori, è bene che lo Stato col coordinamento, la supervisione e l'indirizzo della Regione dia quelle risposte in termini di sicurezza che i cittadini ci chiedono. La provincia in che modo collaborerà questa centrale operativa e questo accordo con la Regione? Noi abbiamo soprattutto competenze in materia ambientale, controllo dei cantieri, grandi opere, infrastrutture, su questo Maroni ha acceso un'attenzione particolare
in vista di Expo, perché il nostro territorio sarà investito da lavori importanti ed è importante che ci sia un presidio di legalità e di antimafia, e sicuramente la provincia svilupperà ulteriormente le competenze che negli anni ha già saputo dimostrare di avere.